Lei sì, è una donna molto bellissima. Bella, molto molto. C'ha sti labbroni, non lo so, ma... Beh, ma no, è bella tutta. Sì, tutta d'un pezzo. Sì. Potremmo chiedere che cosa pensa di Rihanna Stefano Ranucci. Perché no? È in linea. Buongiorno Stefano. Oh, ciao Stefano. Ciao ragazzi, ciao, buongiorno. Buongiorno, ben alzati, da mo' adesso a Cristiano. Buongiorno. Allora, Rihanna mi sa che è più buona che brava. Ecco, però... giusto per essere così. Giusto così, per farci capire, per dare un'idea. Capito, sei abbastanza sveglio, che... Sì, sì, è un pezzettino, perché da stamattina... oggi ho detto è domenica, ieri ho lavorato una settimana de fuoco al ristorante, dico mi faccio una bella schiantata fino a tardi. Sono già preparato io la battuta sulla tovaglia qui, fammela vedere. No, quella ti rimane i gnocchi sullo stomaco. Eccola. Con quella tovaglia lì, se per caso davo da mangiare qualcuno. Vabbè. Allora stamattina alle 9 già c'avevo la gatta tipo il cinghiale della pubblicità che mi rompeva i coglioni, mi camminava sopra di qua di là perché voleva mangiare, è una roba fuori dalla grazia di Dio. Guarda che oggi promozioniamo il tuo sito, che è ranaonline.it. Sì, guarda, esatto, guarda. Adesso poi devo... vedi? Poi è un po' che lo tengo lì fermo. Oggi ci metto mano, così ci scrivo un po' di coglioneri. Come al solito, bene. Esatto, sì, esatto. Stefano, questo caldo, questo clima, questa cosa strana, questo grande inverno nevoso che doveva essere, ma... No, è primavera, ecco. Qui sarà, guarda, dove sto io sarà 32-33 gradi. Ma dove sei? Ai Caraibi, dove proprio sei? Esatto, 33 gradi in Brasile. Sono andato con la sdraiola a Bagnomaria a fare i bagnoli giù la riva del mare. Pensavo a Bagnocavallo. Esatto, questa cos'è? Una battuta? Sì, era una battuta, andiamo avanti. La capita solo lui, sai, non è ovvio. Se dice le battute ride da solo. Esatto. Cosa devo fare? No, oggi è ancora, sì, è abbastanza caldo. In realtà uno o due giorni fa ancora peggio. Ho visto ieri. Decisamente. Hai fatto un post su Facebook, perché io vi seguo, praticamente dicevi è primavera, e c'è una bella foto, un giardino fiorito. Con le galline. Sì, esatto. In campagna. Allora non sei uno spettatore passivo, caro Stefano Ranucci. No, mi impiccio, sai. Lui ci segue. Poi, con tutti sti casini che faccio coi treni, che vado a nord invece che a sud, e allora tempo passo il tempo, capito? C'ho con l'iPhone, viaggio parecchio. È chiaro. C'ho una mimosa che è iniziata a sbocciare. No, davvero? Ti giuro, so in avanti. Proprio soppa avanti parecchio. Ma in effetti è veramente troppo caldo, C'ho un albero di mimose, sarà alto 4 metri. Non te dico cazzate. Pensa te. Che meraviglia. Quindi con questa scusa tu la mimosa ovviamente a Marina non gliela compri. Cosa devo fare? C'ho una pianta. Capito? È tutta per lei. Anzi, io adesso avevo pensato, quando arriva verso l'8 di marzo, sì, pochi giorni prima, comincio a tagliare svariate rame, le metto qui de fuori dal marciapiede, le comincio a vendere. Esatto, no. Faccio una piccola attività. Con sti lumi di luna bisogna Hai capito? Tra l'altro Stefano è sempre impegnato, ma è un uomo insomma impegnato anche nel sociale. So che collabori spesso con l'Ambalt, insomma. Bravo Stefano, complimenti. Grazie. Beh, grazie, insomma, grazie. Non è da tutti. Solidarietà. No, certo. No, dedicare del tempo insomma al prossimo, bravo, complimenti. Cioè non è... questo va riconosciuto. Stavo comunque leggendo adesso sul web a proposito del caldo, coccodrillo, che nel 2007 c'è stata un'eccezionale ondata di caldo. Voi ve la ricordate? In provincia di Cuneo si toccarono i 29 gradi. Pensate. Quindi, ho detto che da me è 32, quindi vedi? Ecco. Esatto. Beh, effettivamente. Però, anche qui fa caldo, dimmi.
No, ma te qui a Cuneo nel 2007. Sì. Non mi vorrei sbagliare, ma qui a Falconara nel 2009, il giorno di Natale, erano 26 gradi. È stata in quell'occasione che abbiamo iniziato a fare il bagno di Natale. È vero. Falconara. È vero. Hai capito? È vero, è vero. Io l'ho fatto solo quell'anno lì, perché poi dopo io, siccome faccio il bullo, ma so delicato, se per caso loro hanno continuato nel 2000, io li sono andato a trovare sempre con la sciarpa, il cappello di lana, perché se tocco l'acqua con dito più una bronchite che ci rivedeva magico. A proposito di sciarpe e di caldo, hai anche i tuoi gatti che aiutano a tenere un bel tepore, insomma. Sì, esatto, capirai, una che è molto freddolosa adente questo periodo, no, infatti ne sono accorto, perché sennò viene a dormire sotto le coperte, capito? E adesso non è il caso. No, e adesso non è il caso, ci siamo accorti appunto che infatti la temperatura non è proprio consona alla stagione. In effetti, normale. Vabbè, questo vabbè, tempo, ragazzi, però, com'è che si dice, questo sole malato, questo era meglio quando era peggio. Vabbè. Oh, io non lo so, adesso io ieri, perché tanto è un argomento che se ne parla, no? Sì. Allora ieri parlavo con i fornari, che quelli che vengono a portare il pagio al ristorante, dai, ogni tanto senti una chiacchiera. Dice che adesso a febbraio, vedrai a febbraio, ma sono quelle chiacchiere da bar, io penso. Nel senso che arriva il nevone? Boh, ecco. Vedrai, sentirai che roba. Io spero che non neviga. Speriamo di no. Che non ce la faccia scontare. No. Però ci baniamo anche quando piove, quindi voglio dire, ci penseremo, sì, se arriva. Che magari sia un po' più freddino, però, perché così perlomeno tanto ci vuole il freddo. Risparmiamo un po' di gas. Io sono un po' curiosa, no? Perché tanto essendo una donna, certo. Di che cosa parlano gli uomini a tavola? Allora, ma a parte il pallone, allora esatto, parlano gli argomenti principali del pallone e del figa. Questi sono i due argomenti. Glielo servirà su un piatto d'argento. Va bene, va bene, lo sapevo che andava a finire così. Per fai ridere, Claudia, vabbè, ma te me le metti lì. Certo, ma io voglio ridere, dai, insomma. No, però mia moglie è dietro messa di quanto sei vulgare. Scurrile. È sincero, diciamo che è sincero. Però, guarda come sembra serio in questa foto. Vedi, eppure lì sto facendo ridere a tutta Piazza del Papa. Vedi? Ad Ancona. Sì, esatto. Anzi, in Ancona. Esatto, lì stavo dicendo i toponimi anconetani, no? Ecco. Tipo Via della Ricostruzione e il Cavalcavia. La via Giovan Battista Pergolesi, la discesa del gas, come chiamano le vie gli anconetani. No, tra l'altro, ecco, la proprio ne parlavo con Claudia proprio prima, di questa cosa, che non so perché, ma gli anconetani, in effetti, quando tu chiedi un'informazione è sempre difficile, se tu sei di fuori, capirsi, perché non ti dicono il nome della via, ma ti dicono sai là vicino a dove sta il forno. No, te, capito, arriva uno, dice te devi prendere la longa del Pinocchio, capito? Sì, che, no, è via della Montagnola, ecco. Oppure capito cos'è che c'è anche, non so, la strada del Fornetto. La strada del Fornetto adesso non so come si chiama. È sotto Sappanico, ma beh, no, però so qual è, però quella lì si chiama così proprio. Sì, pare, sì, no? Sì, quella si chiama così. Sì, via sì. Alpi, Via Alpi, la strada vero, del Fornetto, vero, Via Alpi. Vero, esatto. Vero. Beh, ma perché insomma è più difficile memorizzare il nome delle vie, no? Più facile vai, prendere un punto di riferimento. Esatto, cioè te dici vai in Corso Garibaldi, giù per il corso. Capito? Corso. Oppure, Mattini, però di solito questi riferimenti vengono dati, insomma, dove magari, ecco, riferendosi a un negozio piuttosto, sai che dov'è il forno? Il forno, la pasticceria, il bar, insomma, il semaforo, solo l'angolo. Solo che magari uno che viene dal Trentino sai dov'è il forno, esatto, capito? Esatto, diventa difficile. Gli dici, capito? Uno vede su al passetto, gli dici vai su al monumento, di chi? E poi capito, tanto c'è solo quello, uno pensa, capito? È vero, è vero. Va bene. Ecco. Va bene, Stefano, purtroppo ragazzi, ci dobbiamo salutare. Sì, oggi avete fatto tardi, eh? Abbiamo fatto tardi. Adesso questi, perché io so che voi comunque tra una coglioneria e un'altra, voi vi siete fatto tardi. No, ma allunghiamo un po' il brodo, perché siamo in attesa di sapere le condizioni meteo, visto che il nostro Francesco Silenzi è per strada, insomma è rimasto incastrato da qualche parte. Ah sì? Intanto, senti, vi lascio con questo grande quesito. Vai. Perché i cavalli c'ha le sfroge del naso grosse un bel po'? Non lo so. Eccola. No, dillo, io lo so.
Perché Cristiano, levate le tele, caccole con gli zoccoli. Questa è vecchia. Ciao, buona allora giornata. Ciao, oh, bello. Bacio. Ciao. Quelli del primo piano.